Eccoci qua. Oggi facciamo un progetto con il Polish Ring. Il Polish Ring è questo materiale che scaldato ha la capacità di ritrarsi del 60%, cioè sia satinato, colorato oppure trasparente. Quello che io preferisco è quello satinato, perché è possibile poi poterlo colorare prima di scaldarlo. Io compro questo qui della stamperia, però nei negozi di belle arti secondo me ne trovate di tante marche. Usate poi quello che vi aggrada di più. Quello che facciamo oggi è un biglietto d'auguri con applicato appunto questo Polish Ring. Adesso vediamo come fare. Io ho preso due stampini in silicone, li abbiamo già visti questi nel progetto delle tag. Questo è effetto muro e sopra riportiamo i fiori. Il nostro tappetino. Quindi mettiamo lo stampo in silicone dalla parte ruvida . Magari lo centriamo per sprecarne il meno possibile. Calamite. Tampone. Io uso questo colore qui, potete usarlo anche nero o colorato se preferite. Con un fazzolettino di carta lo appoggio delicatamente. Mi raccomando, senza strofinare perché il colore potrebbe sbavare. Prendiamo l'altro timbro. Questo timbro voglio colorarlo di due colori, quindi il papavero rosso e gli steli verdi. Togliamo le parti che non vogliamo verdi. E premiamo. Prendiamo il rosso . Possiamo andare anche a riprendere i punti dove il colore non è venuto perfettamente, e lo facciamo con i pastelli. Abbiamo ritagliato a misura il polish. Tenete presente che quando andremo a scaldarlo i colori diventeranno più scuri, quindi li abbiamo lasciati volutamente un po' più chiari. Ci sono due modi per scaldare il polish. Uno è con questa pistola qua, che è una pistola a caldo che si usa generalmente per l'embossing, e una è nel forno a 140 gradi per 3 minuti e mezzo. Noi adesso useremo la tecnica
del forno. Quindi mettiamo sulla placca del forno un foglio di carta forno e sopra il nostro polish. Facciamo forza con un peso, io sto usando un batticarne. Eccolo qua. Calcolate che era 9 centimetri il rettangolo sul quale abbiamo fatto il disegno. Ora è di 4 centimetri, quindi vedete che si riduce di un buon 60%. Io non amo molto il lucido, quindi lo utilizzerò da questa parte qui. Ho ritagliato due cartoncini, uno beige e uno verde, 4,5 x 5, 15 x 6. Quello verde lo piego in due, questo andrà qui sopra, e poi un foglio di carta, io adesso ho preso questa qui pergamena perché mi piaceva molto, leggermente più piccolo perché andrà messo all'interno per scrivere il messaggio. Quindi tenetevi, vedete, un mezzo centimetro per lato, più corto e un po' meno nell'altezza. Piego sempre in due anche questo. E con un velo di colla lo attacco. Utilizzo una striscetta di biadesivo ho sbavato un po' di colla, ma non ci interessa perché tanto andrà coperto. Tolgo la pellicola di protezione. Adesso dobbiamo attaccare la nostra targhetta, quindi sempre con il biadesivo sotto. E lo attacchiamo qua. Guardate i particolari del papavero. Ricordate quanto erano chiari, quasi rosa? Guardate come sono intensi, quelli piccolini, per poi sfumare in un colore leggermente più rosato nel fiore aperto. Facciamo una cosa adesso. Vogliamo veramente stupire. E facciamo anche la bustina. La bustina la realizziamo con la stessa carta dell'interno.
Parliamo di envelope punch board. Questo è un attrezzino molto utile per fare le buste dei nostri biglietti, sempre in coordinato con la pergamena interna. Potete farlo anche senza questa, però oggi vogliamo vedere come si utilizza. Fra l'altro, io con questa ho fatto anche delle scatoline, oltre alle buste, quindi si possono fare svariate cose, non solo le bustine per i bigliettini. Come vedete, qui ci sono tre tabelle con varie dimensioni di biglietti. A seconda della dimensione che avete, trovate il riferimento di come deve essere grande la carta che andate ad utilizzare e dove dovete fare la prima score line. Dopo vediamo che cos'è. Io però ho trovato un programmino su internet da scaricare che è praticamente una tabella Excel. Voi inserite le dimensioni del vostro biglietto e vi sviluppa immediatamente la misura della carta e lo score line sia per le bustine che per le scatoline. Molto molto utile. Ed è immediato, qui dovete andare un attimino approssimativamente. Quindi, se io ho un bigliettino che misura 7,3 per 6,1, non è che li trovo tutti, quindi mi andrò a prendere il 7,6 per 7,6, sarà leggermente abbondante. Quindi, che cosa ci dice? Che per una card come questa serve un quadrato di carta di 13,3 per 13,3. Lo score line è questo. Quindi qui vedete che c'è praticamente score è questo, quindi dovete allineare la carta a 6,7. Quindi 6,7, qui non capisco perché sopra ci sono i pollici, sotto ci sono i centimetri. I pollici li hanno evidenziati, i centimetri ci vuole veramente la vista di un falco per vedere. Però, insomma, andiamoci a cercare. 6,7 ed è qui. Quando abbiamo trovato il punto, non facciamo altro che panciare con con l'attrezzo che si trova qui di fianco, una pieghetta. Vedete che qui c'è una scanalatura, che è una scanalatura che prosegue, quindi noi infiliamo questa pieghetta all'interno e troviamo perfettamente la scanalatura da seguire e questa sarà la prima piega. Vedete, non potete sbagliare perché inserendola dentro il punch va da sola. Fatta la prima piega, non dobbiamo far altro che mettere il cursore del punch esattamente sulla piega che abbiamo fatto. Panciare, inserisco la pieghetta e segno. Di nuovo il cursore sulla linea che abbiamo appena fatto. Per ultimo il cursore, punch, ed ecco qua. E questa si può mettere via. Vedete che, no, anzi, non mettiamo via proprio niente, perché la cosa carina di questo attrezzo qua è anche questo. Vedete qui dietro? Qui dietro c'è il reverse punch, che serve a stondare questi angolini. Lo inserisco, inserisco la carta, di nuovo punch ed ecco. La tipica punta arrotondata delle buste da lettera. Sempre aiutandoci con la pieghetta, vedete che è leggermente più grande, no? Perché non abbiamo in queste tabelle esattamente tutte le misure, a meno che
Noi non decidiamo di fare un bigliettino, ce lo andiamo a vedere, vabbè, lo faccio di 7,6 per 7,6, così ho la busta precisa. Aiutandoci sempre con la pieghetta, diamo un po' più di forza a queste pieghe. Questi li possiamo o incollare, e io li incollo, mamma mia, o incollare oppure un po' di scotch di adesivo. Quindi diamo un puntino di colla qua per tenere ferma questa parte. Attenzione a non far passare la colla sotto, altrimenti attaccate, appiccicate la busta. E poi vado con questo. Ed ecco la busta realizzata con la stessa carta che abbiamo utilizzato per l'interno del bigliettino. Poi, siccome noi vogliamo fare le cose per bene, mettiamo il nastro biadesivo nella chiusura. Così e così. Vedete? Stato molto semplice, molto veloce e la cosa bella è che possiamo utilizzare la carta che abbiamo utilizzato per l'interno, oppure anche un'altra carta, un cartoncino, quello che vogliamo. Però trovo che sia veramente molto più rifinito. Quindi, envelope punch board. La trovate su Amazon, la trovate nelle cartolerie più rifornite, la trovate online, non costa neanche tanto, però è un attrezzo se vi piace lavorare con la carta, biglietti, bustine, eccetera, ve lo consiglio perché accelera veramente il lavoro. Bene, anche la bustina è finita, abbiamo visto come si utilizza questo accessorio. Buon lavoro! E alla prossima!